Ma intanto bisogna dire che l'Ascoli è una squadra forte, che propone un calcio offensivo, però sono d'accordo con lei quando dice che l'aspetto atletico sarà molto importante, anche perché noi abbiamo giocato appena poche ore fa, e dunque il fatto di recuperare velocemente determinerà tanto, però ripeto, non sarà una partita semplice perché l'Ascoli è una squadra forte che sta facendo molto bene. L'unico problema può essere il recupero di chi ha giocato l'altro giorno, anche perché veniamo da tante partite e perciò dobbiamo essere bravi a fare quella valutazione lì su chi sta meglio, soprattutto dal punto di vista atletico. No, no, sta bene, può giocare dall'inizio, ma non farò valutazioni su giocatori diffidati o meno, perché noi dobbiamo pensare a giocare questa di partita e Luca è uno di quelli che può giocare titolare. Il calendario è quello e noi ci dobbiamo attenere alle partite che dobbiamo giocare, non possiamo sceglierci l'avversario e dunque non sono così, preoccupato dal fatto di dover giocare partite importanti per il semplice motivo che le partite sono tutte importanti ed è quello che penso. Noi abbiamo perso a Crotone, pareggiato in casa con il Pordenone, vinto a Monza e vinto a Brescia. Questo dà il senso delle partite. Troppe volte pensiamo: ah, questa qui è più semplice, questa è più complicata. Le partite sono tutte complicate se non giochi bene. No, io credo che giocheranno come fanno sempre, cioè in maniera offensiva, perché è quella la caratteristica che hanno. E dunque noi cercheremo di fare lo stesso, perché no, cercheremo di andare all'attacco anche domani e vediamo chi è più bravo e fortunato. Sì, è meglio che lo stadio sia pieno, più gente. Abbiamo già passato tanto tempo senza spettatori, che è un altro tipo di attività, la chiamo io. È meglio che ci siano tanti tifosi, anche se in maggioranza saranno contrari alla nostra squadra. No, no, non fa niente. Anche a Monza l'ambiente era caldo e anche a Brescia abbiamo vinto, cioè possiamo vincere anche domani.